Emozionante, abbiamo scritto una pagina importante per quanto concerne la storia del comune di Isola delle Femmine con l'esecuzione in prima assoluta mondiale dell'inno ufficiale di Isola delle Femmine eseguito dal maestro Teresa Nicoletti. Io scritto dalla poetessa Giuseppa Angela Onorato. Come una nazione ha i suoi simboli che la contraddistinguono, che sono la bandiera e l'inno, così una comunità che fa parte di una nazione deve distinguersi e affermare la sua identità attraverso due simboli che sono lo stemma del gonfalone, in questo caso, e l'inno. L'acqua trasporta le vibrazioni di questo territorio dalla profondità in superficie e ne è il linguaggio, un linguaggio universale che non ha bisogno di essere tradotto e che trasmette al visitatore e racconta al visitatore tutte le emozioni che sa dare questa meravigliosa terra di Isola delle Femmine. Viva Isola delle Femmine!